Salve, scuola di chiacchierino, un nuovo tutorial dove vi voglio mostrare l'esecuzione di una tecnica molto simpatica che si utilizza molto anche nella gioielleria, la ricopertura di un cerchio, tra l'altro con l'inserimento di una serie di perline sull'apice del nodo di chiacchierino, quindi sono tutti i nodi da chiacchierino che avvolgono il cerchio che sulla parte alta presentano questa perlina. Andiamo a vedere come si fa. Allora, io ho già infilato il mio ago da chiacchierino, sto utilizzando l'ago da chiacchierino numero 5. Ho fatto una coda di un metro abbondante, e ho già montato le mie perline sul filo di lavorazione. Ho fatto un calcolo approssimativo, dovrei aver bisogno di una trentina circa di perline per questo perimetro. Ho preso un cerchietto di plastica che andrò a ricoprire con il cotone bianco. Ok? Quindi vediamo come si procede. Allora, assicuriamoci che le perline siano nella parte dell'ago da chiacchierino e che il gomitolo non abbia nulla, insomma, che sia libero in sostanza. Allora, prendiamo il nostro filo e lo poggiamo nella parte posteriore del nostro anello e poi con l'ago da chiacchierino afferriamo il filo attraverso la parte interna della circonferenza dell'anello e tiriamo. Poi abbassiamo il filo verso il basso e dal retro dell'anello tiriamo fuori il filo dal centro in fuori e tiriamo. Quindi abbassiamo il filo nella parte bassa retro e dal fronte del cerchio tiriamo fuori il filo. Passiamolo dentro l'ago da chiacchierino e tiriamo. Poi ruotiamo la lavorazione verso il basso e questa volta dal retro afferriamo il filo posto in centro del nostro cerchio, passiamoci dentro l'ago da chiacchierino e tiriamo. Ecco, come vedete, si è formato il primo nodino, vedete? Questo qui. Ok? Ora prendiamo una perlina e la accostiamo alla lavorazione e poi ripetiamo il nodo. Abbassiamo il nodo sulla parte retro del cerchio e dalla parte frontale tiriamo in su la cappiolina. Passiamoci dentro l'ago da chiacchierino e accostiamo il filo. Poi ruotiamo il lavoro verso la parte bassa e dal retro del lavoro afferriamo la cappiolina passandoci dentro l'ago da chiacchierino. Tiriamo il filo e accostiamo il lavoro. Dopodiché avviciniamo un'altra perlina. L'accostiamo alla parte alta dei nodi e ripetiamo la lavorazione. Abbassiamo nella parte retro e dal fronte tiriamo in su la cappiolina e facciamoci passare l'ago da chiacchierino e accostiamo. Poi ruotiamo la lavorazione verso il basso e questa volta dal retro afferriamo la cappiolina, passiamoci dentro l'ago da chiacchierino e tiriamo la lavorazione. Dopodiché avviciniamo di nuovo una perlina, la posizioniamo nella parte del bordo della periferia, diciamo, del nostro cerchietto di plastica e ripetiamo, abbassiamo il filo di lavorazione sulla parte retro del cerchio e sul fronte afferriamo la cappiolina con l'ago da chiacchierino. Passiamocelo dentro e accostiamo. Poi ruotiamo la parte del mezzo nodo già eseguita verso il basso e questa volta afferriamo la cappiolina dal retro. Passiamoci dentro l'ago da chiacchierino e
e accostiamo le due metà. Quindi avviciniamo un'altra perlina alla lavorazione e ripetiamo ancora il lavoro. Abbassiamo il filo, afferriamo con l'ago da diacchierino sul fronte, abbassiamo il filo di nuovo, afferriamo il filo di lavorazione sul retro e accostiamo entrambi i mezzi nodi. Questo tipo di lavorazione si ripete su tutto il perimetro del nostro cerchio. Vedete? Ci sarà una serie di nodi intervallati da queste perline. Quindi ripetiamo un'ultima volta, avviciniamo la perlina alla lavorazione, abbassiamo il filo e afferriamo la cappiolina sul fronte del cerchio. Dopodiché abbassiamo il filo e afferriamo la cappiolina sul retro del cerchio. Tiriamo il filo e accostiamo entrambi i mezzi nodi. Quindi avviciniamo un'altra perlina, abbassiamo il filo e afferriamo la cappiolina dal fronte del cerchio. Dopodiché abbassiamo il filo e afferriamo la cappiolina sul retro del cerchio. Tiriamo e accostiamo. Allora, ripetiamo quella lavorazione su tutto il perimetro del cerchio, ci rivediamo alla fine per vedere come si conclude. A tra poco. Ecco, ho fatto tutto quanto il perimetro della mia perlina, adesso rimangono da chiudere i due fili, quello di inizio e quello di fine, e posizionare l'ultima perlina che ho a disposizione. Quindi, vedete, devo chiudere la lavorazione dentro a questo nodo in modo tale che la perlina si posizioni, quindi mi inserisco con l'ago nella parte alta del primo nodo lavorato, passo il filo e la perlina, come vedete, si posiziona perfettamente. Dopodiché nella parte retro della lavorazione, passo il mio ago da chiacchierino sotto i fili già sulla nostra, che stanno già sulla nostra, sul nostro cerchietto, diciamo, no? Passo sotto in modo tale che li mimetizzo e li blocco. Prendetene magari uno alla volta per evitare che si deformi il lavoro, come sempre. Passate sotto al lavoro. Dopodiché tagliate il filo. Fate la stessa cosa con l'altro filo e il nostro cerchietto è sistemato, ornato. Si utilizza per la gioielleria, per gli orecchini, per fare decorazioni oppure per fare l'inizio di un bracciale, magari se avete dei cerchi metallici che non volete che si vedano, possono essere ricoperti con questo sistema. Si adegua a tantissimi utilizzi. Bene, ci vediamo la prossima volta.